Un altro dei temi che nel prossimo futuro meriterà la nostra attenzione è quello che riguarda la riorganizzazione della sanità. L'ultimo stanziamento di 188 milioni di euro della Regione Liguria permetterà di costruire un nuovo monoblocco al Felettino, chiudendo quindi la discussione edilizia sull'ospedale. Il nostro giudizio è che nel corso di questi anni si deve investire soprattutto sul potenziamento e il radicamento dei servizi territoriali, perché da quei servizi che si misura la qualità, perché con quei servizi che si danno maggiori risposte ai cittadini e si garantisce l'equità dell'accesso. Il nostro giudizio è che nel corso di questi anni si è investito nella ricerca di professionalità che hanno innalzato la qualità del governo clinico, ma siamo ancora molto carenti per quanto riguarda le capacità organizzative della risposta, sia sugli ospedali che sul territorio. In quest'ottica siamo stati promotori di un'agenda operativa sulla riorganizzazione della sanità spezzina, che intende affrontare queste criticità attraverso un intervento organizzativo che mette al centro i bisogni del cittadino. Questo territorio ha solo una strada per uscire dalla crisi, una strada che si chiama unità. Unità delle organizzazioni sindacali, unità delle istituzioni, unità dei lavoratori. Le migliaia di lavoratori e pensionati che abbiamo incontrato durante il nostro congresso ci chiedono di stare uniti per risolvere i problemi reali. Non accetteremo quindi fughe in avanti per chi, per interessi di parte o di schieramento, vuole giocare la partita della crisi per affermarsi contro gli interessi del territorio. Questo vale per tutti i problemi aperti. Vale per Acam, vale per la San Giorgio, vale per l'ospedale, vale per il Water. Noi lavoreremo per l'unità, nell'interesse del territorio. Oggigiorno, mi avvio alla conclusione, nella nostra provincia la CGIL incontra migliaia di persone, lavoratori, pensionati, studenti, disoccupati, donne, anziani, ragazze ed immigrati. Il contatto avviene nei luoghi di lavoro e di studio, in cui i delegati sindacali insieme ai lavoratori organizzano iniziative, divertenze di mobilitazione a difesa del lavoro e della sua qualità. Nelle nostre sedi diffuse capillarmente sul territorio e sempre aperte, in cui i cittadini possono usufruire di servizi di tipo fiscale, legale, previdenziale e molti altri ancora. E questa, in estrema sintesi, non restituisce affatto la completezza delle attività che la CGIL svolge al servizio dei lavoratori e dei cittadini. Gli attivisti, delegati e dirigenti sindacali della CGIL sono compagni e compagni che ogni giorno, sulla base delle loro passioni, competenze, convinzioni, fanno in modo che quel meccanismo complesso di idee, progetti, identità, contrattazione, lotte, servizi, assistenza, che compone il lavoro sindacale si attivi, funzioni ed offra delle risposte ad un corpo sociale che altrimenti non le avrebbe. La CGIL è un macrocosmo articolato, un'organizzazione di massa permeata in una sua declinazione organizzata da un flusso continuo di discussione e confronto, un esercizio costante della democrazia praticata che non ha probabilmente eguali a livello qualitativo e quantitativo. Gli attivisti, i delegati, i dirigenti sindacali della CGIL sono persone capaci di dialogare con chiunque. Il sindacalista basa la sua azione, la sua capacità di confrontarsi, argomentare, fare sintesi e mediazione, governare il conflitto, rappresentare legittimi interessi, bisogni e tensioni ideali, difendere i più deboli contro i più forti, difendere il lavoro, i diritti sociali, la libertà e la democrazia. Il mestiere del sindacalista è molto difficile, perché non è un mestiere. Non è che alla sera arrivi a casa e stacchi la spina. Sei sempre in prima linea, perché sai che il futuro lavorativo e quindi la vita di molte persone dipende anche da te, dal tuo impegno, dalle tue decisioni, dalla tua passione e anche dai tuoi errori, dalle tue debolezze, che grazie al senso di appartenenza comune, al nostro grande senso di fratellanza, sono poi superati con l'aiuto di tutti.
Lavorando nella CGIL ho capito che la nostra è proprio una condizione, una scelta di vita, che ha alla base motivazioni e valori e sentimenti profondi, che ogni giorno sono messi alla prova duramente e resisti, vai avanti, ottieni dei risultati solo se, oltre che competenze ed esperienza, possiedi una grande umanità. In occasione di questo congresso abbiamo voluto realizzare un libro sulle visite di Giuseppe Di Vittorio alla Spezia, negli anni 50, e non solo nello spirito di una rievocazione storica, che per una figura come quella di Di Vittorio, così centrale, non solo nella storia del sindacato, ma anche del paese in generale, già basterebbe. Ma abbiamo voluto fare uno sforzo in più, con il recupero di una memoria, di un patrimonio che in qualche modo modificato dal tempo e dalle nuove sfide, è il collante della nostra organizzazione ancora oggi. Un filo rosso, ti dicevo un tempo, fatto di valori e di progettualità, che collega le donne e gli uomini di quegli anni con quelli di oggi. Ricordare la figura di Giuseppe Di Vittorio, quelle lotte, quei volti, quell'entusiasmo, sentirli ancora come vicini, attuali, ci può sicuramente dare una mano ad essere forti e consapevoli per affrontare le sfide dei prossimi mesi. E anche a sentire l'orgoglio di appartenere a un sindacato protagonista, attivo nella storia migliore del nostro territorio e della nostra comunità. Compagni e compagni, lasciatemi ringraziare ed abbracciare tutti quelli che in questi primi due anni del mio mandato mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato, regalandomi il loro tempo, competenza e passione, suggerimenti e consigli, a volte anche discussioni accese. Qualcuno direbbe una squadra, io preferisco un gruppo di compagni e compagni, una grande famiglia allargata. Ringrazio di cuore tutto il gruppo dirigente, delle categorie, i delegati, i militanti, i compagni e le compagne degli uffici e dei servizi, tutta la grande comunità della CGIL Spezzina. Viva il lavoro, viva la democrazia, viva la Costituzione, viva la CGIL.